La minaccia del possibile utilizzo di una bomba sporca da parte di Kiev diventa un caso. Dopo il botta e risposta di ieri tra Russia e Ucraina, Mosca torna ad insistere con il ministro degli esteri russo Lavrov, che afferma che il Cremlino ha informazioni sulla serietà della minaccia e che solleverà la questione anche presso l'ONU. Dirty Bomb, che per lo Stato Maggiore della Federazione Russa potrebbe essere costruita dal regime di Kiev con sostanze radioattive del combustibile nucleare esaurito dalla centrale nucleare di Chernobyl. La detonazione del dispositivo potrebbe portare alla contaminazione radioattiva di un'area fino a diverse migliaia di metri quadri, ha aggiunto Lavrov. Kiev replica e, dopo aver negato a più riprese, chiede al capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di inviare esperti negli impianti nucleari ucraini per smentire le affermazioni russe. Invito accolto dal capo dell'organismo di controllo nucleare. Il ministro degli esteri ucraino assicura: non abbiamo nulla da nascondere. Il presidente Zelensky commenta dicendo che la Russia potrebbe usare armi nucleari in Europa. Di questa mattina la nota congiunta dei ministri degli esteri francese, britannico e americano, in cui si legge che nessuno si lascerebbe ingannare se Mosca intensificasse il conflitto in Ucraina utilizzando il pretesto dell'uso da parte di Kiev di una bomba sporca menzionata dal governo russo.